Un paniere solidale per il prossimo Natale pieno di specialità toscane torna all'iniziativa dell'ANT per finanziare l'attività di assistenza medico-specialistica domiciliare per i malati di tumore. Vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro. Quale esempio virtuoso di responsabilità etica, educazione alla corretta alimentazione e sostegno concreto ai malati di tumore. Il paniere permette infatti di portare a casa prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare toscana con un contributo minimo di 20 euro e al contempo di sostenere un'associazione storica che ha molto sofferto a causa della pandemia per la crescente richiesta di servizi domiciliari, ma di contro per l'impossibilità di portare avanti le consuete iniziative di autofinanziamento. È un ritorno alla normalità e a quel dinamico attivarsi del presidente Martini e di tutta l'ANT con il suo corpo di volontari nel territorio toscano. Quindi voglio ribadire l'importanza della sussidiarietà che può svolgere un'associazione come l'ANT e come le altre che operano per supportare, accanto al servizio sanitario pubblico per i malati oncologici, tutte quelle attività a partire dall'assistenza domiciliare che sono fondamentali. Abbiamo tante piccole realtà, ma importanti, che lavorano su prodotti a chilometro zero e Fondazione ANT da sempre si propone di promuovere la sana e corretta alimentazione, sani e corretti stili di vita, e il paniere, diciamo, in qualche modo si inserisce in questo contesto. Il ricavato di questa iniziativa andrà invece a sostenere i nostri progetti di assistenza domiciliare oncologica gratuita, che sono attivi anche qui a Firenze dal 1995.